siamo su un pezzo di storia, stiamo camminando sulla storia. Alto 186 metri. La sua luce si vede fino a 24 miglia nautiche, circa 45 chilometri, e lui è alto 24 metri. Un faro, un monumento, un'opera d'arte che però serve e viene utilizzata tutte le notti dai naviganti. Siamo qui perché questo luogo è un luogo da record. Pensate che proprio qui sotto c'è una riserva marina con la più grande colonia di corallo rosso di tutto il Mediterraneo. Ma c'è di più. Da qui si può cominciare a scendere verso delle grotte, una si chiama Verde, e all'interno sono state trovate delle abitazioni, degli insediamenti che risalgono dai 6.000 agli 8.000 anni fa, quando l'uomo era veramente agli inizi della sua storia. E poi ce n'è un'altra, si chiama Grotta di Nereo, e anche questa è una grotta da record, perché è la grotta sommersa più grande del Mediterraneo. E quindi stiamo per vedere qualcosa di importante e di unico. Cos'è? Quella che ancora non vi ho nominato, la Grotta di Nettuno, così bella, così grande, che al suo interno non solo ci sono dei record, ma anche una storia. Solo che per raggiungerla bisogna fare 654 gradini. Potevamo non farli? Potevamo non gettarci in questa avventura? 654. Per fortuna sono in discesa. Quando realizziamo una puntata di Freedom, di solito ci avvaliamo di tante persone, non solo la squadra, che non smetterò mai di ringraziare, ma in questo caso della Marina Militare. Comandante Maruccia, grazie veramente. È stato un piacere averla ospite. Avere avuto il comandante che ci ha aiutato a venire in questo faro è stato per noi importante. Grazie per essere arrivato qui insieme a noi in questa giornata. Una domanda: da quanti anni la Marina Militare si occupa di questi fari? Dal luglio del 1911. Sempre con grande attenzione e con grande dedizione. Sì, sì. Comandante Maruccia, grazie di tutto. Buon lavoro. E a presto. A Freedom ci piace raccontare le imprese di uomini e donne che hanno segnato la storia, persone che hanno scritto il nostro passato o che stanno scrivendo il nostro futuro. Ma ogni tanto c'è anche bisogno di guardare alla natura e alle meraviglie della Madre Terra, che ispira e governa le azioni degli uomini. E qui, a Capocaccia, la natura ha creato uno spettacolo unico. Lo ha fatto lavorando con lentezza. Ci sono voluti milioni di anni per plasmare, modellare quelle incredibili scenografie sotterranee, le grotte che dopo l'ultima glaciazione sono state invase e modellate anche dal mare. Stiamo percorrendo una scala che ha una storia, ve la dirò tra poco. La grotta che stiamo per vedere, quella di Nettuno, è stata scoperta, si fa per dire, nel 1750, ma probabilmente chi abitava qui intorno la conosceva bene già da prima. Una grotta particolare, con l'accesso solo dal mare, ma questo accesso era possibile in giornate tranquille e serene come quella che vedete adesso, quando il mare si faceva grosso, diventava pericolosissimo entrare. Una grotta visitata già con delle situazioni organizzate nell'Ottocento, perché era veramente bellissima. Ci sono storie, ci sono intrighi, sono coinvolti i regnanti di Francia che hanno avuto una diatriba, pensate, legata a alcune stalattiti. Racconteremo tutto e soprattutto vedremo qualcosa di speciale. Questa scala anche ha una storia, ma scendiamo ancora un po' e ve la dico. Vieni Omar, qua è facile ancora. Qui si fa pace con la natura, veramente. Andiamo. La soglia di questa porta naturale si trova a pochissima altezza sul livello ordinario del mare in tempo di calma, il che rende l'entrata assai pericolosa. Per poco che si agiti il mare entro questo muro a picco, le barche non possono più abbordare l'apertura.
allora è pericoloso entrare e spesso è impossibile uscirne, tanto più che se il mare è grosso, le onde penetrano furiose nel vestibolo della grotta. Alberto La Marmora, viaggio in Sardegna. Le gite che venivano organizzate qua si chiamavano partite e molto spesso, dato che dovevano arrivare dal mare, si è pensato di farle addirittura di notte, perché il mare era più calmo. Era veramente pericoloso. Ci sono stati anche degli incidenti per venire a vedere queste grotte, tanto belle e tanto pericolose. Allora si realizza questa scala. Una scala chiamata Scala del Capriolo. Perché? Perché si inerpica sulla montagna e lo fa in maniera quasi invisibile. Perché dal mare questa scala si fa fatica a vedere, è perfettamente inserita nel contesto. E quindi qui a Capocaccia si è creata quest'opera, un'opera francamente che aiuta a scendere verso questa grotta e nello stesso tempo non deturpa il paesaggio. Ma Enrico Costa, uno scrittore importante, ha dedicato, pensate, nel 1889, molto prima di questa scala, delle parole a questo luogo. Intanto che continuiamo a scendere, adesso le ascoltiamo. Era qualche cosa di grandioso, di imponente, di indescrivibile. Quell'immenso scoglio tagliato a picco sul mare, quasi tutto d'un pezzo, incute terrore e allo stesso tempo trasporta all'ammirazione. Il mare sotto a quei macigni è senza fondo, sempre irrequieto, rabbioso e di un color turchino carico che ti impressiona. Diresti che esso voglia abbattere il colosso di pietra e che fin dalla creazione persista nel suo titanico intento. Ma lo scoglio gigante guarda il mare con disprezzo, né sembra curarne le minacce. Enrico Costa alla grotta di Alghero. Beh, devo dire che scendere lungo questa parete di roccia e non fare fatica, perché in effetti sono scale in discesa, è veramente molto bello e si ammira un panorama unico. È talmente grande la fetta di mare che si vede che si intuisce anche la curvatura terrestre. Ecco, siamo arrivati al cosiddetto angolo. C'è un piccolo cancello qui e arriviamo in quel punto dove si gode una vista veramente unica. Ma sarà poi l'interno a stupirci. Guarda che spettacolo, Omar. Guardate come questa scala si incastra nella scogliera. Ma c'è qualcosa che vi devo dire. Questa grotta, quella che stiamo per vedere, la grotta di Nettuno, è stata al centro, come vi ho accennato prima, di un caso internazionale, una possibile crisi diplomatica. Era il 1779, Maria Anna d'Asburgo, arciduchessa d'Austria, sorella tra l'altro della regina di Francia Maria Antonietta, appassionata di arte e di scienza, voleva creare un gabinetto di storia naturale, insomma un piccolo museo privato. Sua sorella, per farle un regalo e per incoraggiarla in questa iniziativa, in questo suo desiderio, scrisse al ministro della Marina perché potesse procurarle qualche oggetto particolarmente raro. Dal Ministero della Marina francese la richiesta arrivò a molti consoli, tra cui quello di Alghero, che pensò di inviare alla regina qualcosa di speciale. E cosa ha pensato? Di staccare delle stalattiti dalla grotta di Nettuno e di regalargliele.
L'estrazione di rocce dalla grotta in realtà era già cominciata qualche anno prima, purtroppo. Ma l'iniziativa del console francese di Alghero fu scoperta dai responsabili del reale patrimonio del Regno di Sardegna, che all'epoca, lo ricordiamo, era amministrato proprio dai Savoia. Questa specie di ministro dell'ambiente del tempo proibì immediatamente l'estrazione di rocce dalla grotta, considerando un'attività del genere un atto di vandalismo, e aveva ragione. Sequestrò tutte le stalattiti già tagliate, comprese quelle destinate proprio alla regina di Francia. Comincia così uno scambio di lettere agguerrite tra le massime cariche del Regno di Sardegna e addirittura l'ambasciatore francese che si lamentò con il governo di Torino. Qualche pietra estratta dalla grotta di Alghero, insomma, stava per creare un caso internazionale e minacciare i buoni rapporti tra i Savoia e i re di Francia. Ma diciamo la verità, re Luigi XVI e sua moglie Maria Antonietta avevano altri pensieri per la testa. Infatti stava per cominciare la rivoluzione francese, come sappiamo, per loro due andò a finire molto male, finì sulla ghigliottina. Adesso però continuiamo a scendere, prima di arrivare alla grotta di Nettuno vogliamo parlarvi di un'altra grotta, chiamata la Grotta Verde, dove all'interno sono stati trovati degli oggetti importanti. Allora vediamo cosa è stato trovato e chiediamo a lei, dottor Alfonso, di spiegarci le bellezze di questa grotta. Intanto noi proseguiamo la discesa. Roberto, la Grotta Verde è uno dei siti più importanti di Alghero, ma anche di tutto il territorio regionale, in quanto è attesta la prima frequentazione umana di età storica appunto ad Alghero e in Sardegna. E stiamo parlando quindi di un periodo molto antico, compreso tra il 4800 e 4000 a.C. La cosa interessante della Grotta Verde è che è un insediamento non soltanto di tipo sociale, ma a un certo punto viene utilizzata anche come luogo di sepoltura. Il recupero dei materiali è stato abbastanza complicato dal fatto che la penetrazione del mare ha reso anche difficile la visibilità di questo luogo e quindi il recupero dei materiali che vediamo esposti nel Museo di Alghero. È Pietro Alfonso, coordinatore scientifico del Museo Archeologico di Alghero. Siamo quasi arrivati, stiamo per entrare nella Grotta di Nettuno. Pensate che dove mi trovo adesso? Il mare ha distrutto molte cose, anche alcuni impianti messi in epoca recente. Qui le onde di maestrale sono potentissime, per questo in passato era pericoloso arrivare qui con le barche, anche perché le previsioni meteorologiche francamente non erano evolute come quelle di oggi. Noi stiamo per entrare in questi 4 chilometri di grotta. Sembrerà di entrare in un racconto vero, questa volta, di Giulio Verne. Non c'è parco di divertimenti che tenga. La natura, quella vera, è sempre più bella. Guardate qua, un panorama mozzafiato. E si vede dove la luce delle lampade ha toccato per lungo tempo queste rocce. Subito la vegetazione è riuscita con la fotosintesi a creare del verde. Vedete? Queste stalattiti in parte sono cadute e in parte sono state tagliate e portate via. È un pezzo della storia che vi abbiamo raccontato prima. Qua si confonde. Si confonde quello che è fuori dall'acqua con quello che è in acqua. Sembra un continuo. L'acqua di questo lago, che si chiama Lago La Marmora, ma non è dedicato ad Alfonso La Marmora, il famoso militare italiano, ma a suo fratello Alberto La Marmora, che era uno studioso, un naturalista, una persona esperta
delle materie che forniscono all'uomo la conoscenza per apprezzare meglio questi fenomeni della natura. E proprio lui scrive e racconta di un fatto accaduto qui durante la visita del re. Intanto che camminiamo, lo ascoltiamo insieme a voi. Abbiamo avuto l'onore di accompagnarvi Sua Altezza Reale il Principe Carignano, poi Re Carlo Alberto. Ma si fa assai male il geologo in una grotta oscura con un costume ufficiale, cioè un pennacchio sulla testa e una sciabola al fianco. Alberto La Marmora, viaggio in Sardegna. E questo lago è un lago salato, tra i più grandi laghi salati in grotta che si conoscano. Questa è una colonna, pensate, di circa 10 metri e questa è chiamata La Reggia. E devo dire che è veramente affascinante, veramente coinvolgente. Poi i colori, il verde, il giallo delle luci, la trasparenza dell'acqua, il bianco delle pietre, il grigio di alcune stalattiti, il sapore che danno queste stalattiti, vedete, fatte a vela, quando l'acqua comincia a girare per scendere e lascia il suo calcio. Questa è una vela spezzata, probabilmente in maniera naturale da come sembra, e questa probabilmente è crollata per il peso, perché continuando a crescere diventava sempre più pesante fino a cadere in acqua. Stiamo per entrare in un braccio di questa grotta chiuso da decenni e vedrete anche com'è diverso tutto questo. Quello sarà veramente un passaggio oltre il confine. Passata questa colonna straordinaria, gigantesca, provate a pensare che tutta questa massa di calcare si è creata nel tempo, da una perdita, da delle gocce che partivano dall'alto e scendevano verso il basso, e il calcare dell'acqua ha formato questa imponente e veramente grande, anche come circonferenza, colonna. Fa impressione, alcuni chiaroscuri danno l'impressione veramente di stare in un racconto di Giulio Verne. Questa sala porta il nome di un uomo, si chiamava Smith, il primo a disegnare una mappa di questa grotta, ma molti l'hanno soprannominata Sala dell'Organo, grazie a questo spettacolo creato dalla natura. Sentite questo ronzio? È il nostro drone. E allora noi stiamo per andare oltre il confine, ma prima godiamoci insieme queste immagini che solo un gabbiano che magari viene a rifugiarsi qui dentro potrebbe vedere. Voleremo dentro queste grotte con un controllo assolutamente manuale, perché i satelliti che danno dei riferimenti al drone naturalmente qui non arrivano. Quindi Mauro, ti ringraziamo, comincia a volare, noi ci prepariamo perché tra qualche istante andremo realmente a vedere qualcosa che mai si è potuto vedere prima. Eccoci qua. Questo è cemento degli anni 60. Perché? Perché proprio negli anni 60 si cercò di costruire
un altro passaggio, ma non andò bene, non fu mai aperto al pubblico e noi è lì che stiamo per andare. Quindi nessuno mai con telecamere, per di più ad alta definizione, 4K, con degli obiettivi e delle ottiche cinematografiche, ha mai ripreso quello che stiamo per vedere. Lo stiamo per condividere insieme. Per fare questo dobbiamo togliere questa tavola che chiude questo passaggio, abbiamo l'autorizzazione per farlo, e andare oltre il confine. Ecco qua, dobbiamo fare attenzione perché ci è stato detto che si può facilmente sbattere la testa e soprattutto che è tutto molto scivoloso. Vedete, sui gradini si è formato del fango e quindi dobbiamo passare di qua. Aspetta, comincio ad andare su, Omar. Qua bisogna fare attenzione a queste tavole e poi entriamo nel buio più profondo. Sì, perché qua non c'è luce, saranno solo le nostre lampade ad illuminare. Andiamo. Omar, vieni che non vedo niente. Senza la tua luce, anzi, forse è meglio che prendo anche una torcia. Gianfranco, ce l'hai? Grazie. Ah, ecco, vedete? Qui non mettiamo il caschetto e la telecamerina, che di solito sul caschetto, eccolo, l'ho appena accesa, la mettiamo sulla torcia, accendiamo anche la torcia, ah, così ci si vede. Allora, andiamo. Stiamo andando in un pezzo della storia di questo luogo, della grotta di Nettuno. Vedete qui ormai com'è rovinato il cemento. Prima c'erano dei travi di legno che sostenevano la parte esterna del gradino. Ci è stato chiesto di camminare con molta attenzione perché è scivoloso e perché mancano anche i corrimano. Quindi non solo si scivola, ma si può correre il rischio di andare di sotto, vedete? Questi sono vari metri, fai attenzione Omar. Però c'è anche stato detto che questa traccia si fermerà presso un lago, un piccolo lago, chiamato Lago dei Funghi. Ecco qua, bisogna fare attenzione con le camere perché non vogliamo assolutamente toccare questo. Fai attenzione, Omar. E anche qua. Qui il tempo si è veramente fermato. Sono 50 anni che non è frequentato e non è frequentato da turisti mai. E da oltre 50 anni neanche dagli operai che hanno preparato questa cosa. Guardate questa stalagmite, si sta cominciando a formare proprio perché nessuno è mai passato. Ricordiamo che le stalattiti sono quelle che vengono dal soffitto, le stalagmiti quelle che vengono, che si formano dal basso con la stessa goccia che cade. Questa è una notizia elementare, ma questa è rimasta nella memoria, lo dico ai più piccoli di voi così domani a scuola possono dirlo. Allora, questa passerella è fatta da molto tempo, non è molto sicura, di fianco si può cadere, non più di due per volta ci è stato detto e noi seguiamo le indicazioni. Si sente proprio che si cammina nel vuoto, fa un po' di tamburo. Vieni Omar. Ok, e adesso non più di due per volta anche dietro, ecco Gianfranco, ecco Giorgio. Attenzione, ecco Dario, Ico, Marco, Andrea, ci sono tutti. Allora, ecco, questa è un'altra parte piuttosto pericolosa per via che si può scivolare, dovremmo passare proprio lì. Vedi Omar? Meglio scendere un piede alla volta, che veramente non ci sono neanche i sostegni. Poi proviamo a girare lì dentro. Eccoci. Questa è magia pura. Andiamo. Ci sembra di entrare come i primi esploratori. È caduta una goccia nel collo, deve essere una di queste, ecco, guardate.
che la goccia che è entrata nel mio collo non contribuirà alla formazione della stalagmite per terra, però ha lavorato sulla stalattite, quindi metà del suo lavoro l'ha fatta. Ecco le altre qui. Passiamo di qua. E qua si passa proprio uno per volta, eh? Guarda questa pietra spaccata, Omar. Questo è proprio un cedimento. Si vede che le parti della pietra di destra si incastrano esattamente in quella di sinistra. Ecco, questa è piuttosto pericolosa perché è ripida. Andiamo. Eccezionale. Eccoci. Guardate che belle queste pietre bianche e come va sottile ancora l'apertura. Attenzione alla testa qui. Sono proprio curioso di vedere quando arriveremo a questo laghetto, che segnerà anche la fine di questo percorso. Eccolo, 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 eccolo! Eccolo! Guardate che colore, guardate che colore, verde intenso. Questi sono gli ultimi gradini realizzati. Qui finisce quest'opera, qua si ferma tutto. Questo laghetto si chiama dei funghi perché ci sono alcune, eccole là, alcune formazioni che somigliano un po' a dei funghi coltivati. E sono lì, vedete, come tutti i funghetti che crescono, ma naturalmente sono di calcare. E adesso, per qualche istante, metteremo una nostra telecamera sott'acqua per farvi vedere da dentro l'acqua i colori e le profondità di questo luogo. Allora, qualche informazione. Queste cose che vedete galleggiare sull'acqua sono assolutamente naturali. Si tratta di calcite, chiamata calcite flottante, in grado di galleggiare sull'acqua. Poi si vede un cordino, non so se riesci a vedere quella sagola, Omar o Andrea. Bene, questa è un filo d'Arianna lasciato da dei subacquei, perché si entra qui sotto, si percorre una grotta di circa 40 metri e si riemerge in un altro lago che sta più in là. Attento Giorgio, che ho paura che fai un passo senza guardare. E perché? Perché fino a qua sono arrivati i lavori, ma da qui parte un'altra galleria, una serie di altre gallerie per circa 2,5 chilometri, che finiscono in saloni giganteschi. Pensate che l'ultima parte ha dell'acqua dove gli speleologi subacquei sono scesi e sono arrivati fino a 80 metri di profondità, una profondità impegnativa, bisogna essere dei professionisti per fare questo. E poi ci sono dei passaggi che si dipanano anche fuori dall'acqua.